Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e lo impedivamo, perché è proprio imperfetto. L'abbiamo cercato di impedire, non una volta, abbiamo insistito. Era un'azione ripetuta. E questa era una pratica praticamente di gente che quando si trovava davanti al male si appellava alle personalità grandi e forti della loro tradizione, Davide, Salomone, Elia. E allora alcuni hanno sentito parlare di Cristo come un personaggio molto efficace, efficiente, e hanno chiamato il suo nome e funzionava. Ma il Vangelo dice praticamente questo: abbiamo visto uno che faceva del bene per scacciare il demonio e dare lo spazio al bene, faceva del bene nel tuo nome e lo impedivamo di farlo. Perché? Non era con noi, non è con noi e non segue noi. È interessante che il criterio è se questo tizio seguiva loro o non seguiva, era con loro o non era con loro. Dunque, praticamente siamo davanti a un fatto curioso. L'uomo, apostoli, Giacomo e Giovanni in questo caso, che evidentemente hanno fatto una grande strada per arrivare a San Giacomo e San Giovanni, mettere se stessi come garante dell'azione di Dio. Dio agisce tramite noi e solo attraverso quelli che sono con noi. E allo stesso tempo si getta un occhio di sospetto su quelli che non sono con noi. Ora però la storia della salvezza biblica comincia proprio di grande sorpresa, perché se il primo libro che è scritto è Esodo, comincia in un modo curioso, soprattutto se hanno ragione, e penso che sono tutti i motivi per avere ragione, l'esegesi, che dice che le due levatrici che hanno salvato Mosè, che poteva nascere, hanno avuto timore di Dio e sono due egiziane. Allora la storia di salvezza del popolo di Israele comincia con l'intervento di due donne per timore di Dio, fuori ogni aspettativa. Ma non solo, il padre di tutti i credenti, Abramo, nel 12° capitolo della Genesi, davanti all'Egitto, prima di entrare, dice: certo, qui c'è una banda di gente, quando vedranno la mia moglie così bella, mi uccideranno perché qui non c'è timore di Dio. E poi prende una terribile lezione da Faraone. Nel 20°, ancora peggio, davanti a Abimelech, dice proprio esplicitamente, quando Abimelech prende Sarai, e poi si rende conto che questo povero vecchietto ha mentito, che non è la sorella ma la moglie, lo chiama e questo così apertamente dice a Abimelech: certo, io mi sono detto, non ci sarà timor di Dio in questo luogo, e siccome non c'è timor di Dio mi uccideranno a causa della mia moglie. E Abimelech dice: ma cosa stai dicendo? Perché Abimelech aveva un rapporto con Dio, di notte il Dio gli si è rivelato, gli ha spiegato la situazione, ma era fuori dei confini di quello che Abramo pensava. E così è facile trovare in Bibbia questo atteggiamento del credente che sospetta chi è dichiaratamente non appartenente alla sua religione. Ed è tipicamente, direbbe Berdiaev, secondo un pensiero della natura. Ma poi è interessante perché apostoli oggi, si vede, peccano apertamente per cosiddetto orgoglio del gruppo, no? E basta pensare, per esempio, proprio sempre questi due, perché si vede che sono stati abbastanza forti, no? Erano una specie di ciclone, tanto è vero che Cristo li chiamava Boanerges. Ma nel Luca 9,54, quando Cristo non fu accettato dai samaritani, vengono da Cristo questi due,
No? E dicono, voi che diciamo che scende un fuoco dal cielo e li consumi? Perché? Perché non ci accettano. Non essere accettati scatena una violenza, un'aggressione. E addirittura sotto un titolo molto bello, a favore di Cristo. Noi faremo questo a favore di Cristo, per la difesa di Cristo, per la difesa di Chiesa. La Chiesa è la sposa del Signore. Mi sa che Lui sa difenderla molto bene, la sua sposa. Nessuno mi strapperà delle mani, nessuno di questi che il Padre mi ha dato. Perché? Perché se arriva una cosa terribile, quelli di Cristo offrono la vita, perché questo è il stile e la vita di stessa di Cristo, che questi vivono. No, la Chiesa non ha mai vissuto un attacco del mondo e quando siamo andati a difendere la Chiesa abbiamo fatto un sacco di danno e abbiamo sconfessato Cristo. No, no, la Chiesa soffre solo da se stessa. E noi viviamo proprio in giorni in cui questo è stravisibile, come ognuno si sente autorizzato per sparare sull'unità e affermare una piccola angolatura soggettiva in nome di qualche purezza divina. È terribile questa cosa, però la Chiesa non soffre dall'esterno, ma dall'interno. Tanto è vero che nello stesso capitolo 9, dove ci troviamo adesso, no? C'era un uomo che aveva un figlio indemoniato, l'ha portato ai discepoli. E adesso sarà interessante perché loro sono così gelosi su uno che invece fa così e funziona. Invece quest'uomo dice a Cristo, ma non erano in grado di far nulla. Ma come? Perché? È perché poco prima che cosa viene detto? Che desse a loro l'unico potere che Cristo ha dato ai discepoli. E di scacciare i demoni. Ma tu guarda un po', le ha dato questo potere e adesso davanti a un demonio questi fanno tutti i training, però non succede niente, questo demonio sta zitto avanti e allora poi arriva Cristo, dice, è chiaro, il demonio se ne va e entrano in stanza e questi vengono da lui. Ma come mai che noi non siamo riusciti a scacciarlo? E tu invece hai fatto te? E cosa se n'è andato? E ti immagini adesso che un altro che non è con noi dice il tuo nome e il demonio se ne va. Come mai? E la risposta di Cristo è abbastanza tragica se lo prendiamo nell'insieme del discorso sui demoni. Perché? Perché voi state ragionando come i demoni. Come mai? Sì, Marco 8:33 dice Cristo al capo dei suoi discepoli, tu sei Satana. Per quale motivo? Perché ragioni secondo mondo, secondo gli uomini e non secondo Dio. E se tu hai un ragionamento così, è chiaro che i demoni non se ne vanno. Anche stava nell'inizio del Vangelo di Marco, un demonio stava nella sinagoga, tranquillo e sereno. E predicavano tutti i scribi e nessuno lo ha sfiorato. È arrivato Cristo, non ha neanche aperto la bocca e quello è impazzito. Perché? Perché è la mentalità che è conforme. Non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E in effetti, nello stesso capitolo 9, cosa viene detto? Chi è il più grande tra di noi? È un discorso interessante. Chi è il più grande? Anzi, ancora peggio, nel capitolo 10, sempre Giacomo e Giovanni. Cristo parla che dovrà morire sulla croce, questi due si vede che hanno ascoltato, però il cervello era occupato con il pensiero umano, vanno e dicono, senti maestro, però nel tuo regno io sarei ministro degli interni e il mio fratello degli esteri, uno alla destra, uno alla sinistra. Dice Cristo, proprio non sapete quello che state dicendo. Però vedi quanto è profonda. Qui si vede già la radice della tentazione della Chiesa quando si istituzionalizzerà
in modo paraimperiale e parastatale. Se la Chiesa fosse pasquale e eucaristica, non ci sarebbe nessuna lotta. Ma siccome sono le fasce, le segge, seggi, non so che cosa, allora sì. Allora chi facci fare questo favore? Poi nell'altra ancora come, perché c'è anche la mamma, la tipica mamma, che dice, ma veramente i miei due figlioli qualche premio li darai, perché è una cosa eccezionale, non ti rendi conto come sono? E invece no. Allora Sergei Bulgakov dice una cosa molto profonda. L'egoismo del gruppo, orgoglio del gruppo, no? Essere egocentrici attraverso il gruppo è l'egoismo individuale giustificato con il noi. Io sono un grande egoista individuale, ma mi giustifico con il noi. Perché noi? Ah, perché noi profuma di amore, no? Io non combatto per me. No, io combatto per noi. Allora, dice, è la giustificazione caritatevole, sembra d'amore, dell'egoismo stesso. Tanto è vero che così nasce una mentalità di élite, di esclusivismo, etnocentrismo, nazionalismo. Quanti sono i complessi pregiudizi intorno a questa questione del gruppo? E siccome la Chiesa, poi diventando una istituzione secondo un facile modo di intendere, molto molto secondo la natura, e allora questa cosa si facilmente sviluppa nella Chiesa. Tu guardi la storia, gli ordini religiosi, noi siamo i migliori. Ma chi ti dice? Appena hai pronunciato questa parola hai rovinato tutto. Le congregazioni religiose, noi abbiamo le scuole migliori. Poi viene il Concilio Vaticano II, nascono movimenti, sembra una primavera dello Spirito. Dopo un po', ognuno di questi comincia a seminare in giro un pensiero che noi siamo quelli giusti, quelli più profondi, quelli più autentici, quelli più ecclesiali, quelli più rinnovati, quelli più avanzati. È interessante. Come è orgoglio del gruppo esattamente quello che scandalizza i piccoli, micron, non bambini, piccoli nella fede, quelli che fanno primi passi verso la Chiesa e trovano sta roba dentro, dicono, ma questo è come nel partito, è la stessa cosa. Allora diventa difficile e allora si scandalizza. E allora è interessante, no? Che i padri vedevano tanta simbologia in questo. L'occhio e bramosia e la seduzione e vedere per me, mano, prendere. Eva vide e prese. I piedi e la condotta. E questo modo di andare avanti. No, dice Cristo, taglia. Che cosa? Questo modo di ragionare, di guardare, di pensare, di crearsi questi valori falsi, queste categorie, questi criteri, spazza via tutto. Perché? Perché finisci nel mondizzaio, nella discarica. Questo è il modo con cui tu porterai tutto te stesso a una discarica, a un mondizzaio. Isaia 66, 24. C'è un verme che ha sempre il cibo, che sono cadaveri umani, mangia sempre. E poi c'è l'ultima frase che non viene letta nel Vangelo liturgicamente preso, ma nel Vangelo successiva frase a questa con quale si finisce oggi è molto bella, che dice sarete salati con fuoco, salati con fuoco. Fai tutti i confronti nel Vangelo dove c'è il fuoco e il battesimo e vedrai che Cristo dice no, lasciate stare questo modo. Voi avete in voi un'altra vita, quello dello Spirito Santo, e perciò vivete in pace con tutti.
non fate queste guerre totalmente false che non c'entrano niente con il regno dei cieli. E perciò dice, se il sale non è più salato, nella stessa frase, a che serve? Dunque, è bello, no? Perché si comincia con fuoco e tutto questo, ma alla fine Cristo dice, salatevi con fuoco. È il fuoco dello Spirito Santo, della Pentecoste, con cui sarete battezzati, dice.